Grazie Andrea, grazie Marta. Innanzitutto volevo dirvi che Gaia di Fanpage purtroppo voleva essere presente, vi saluta tutti, per motivi, siccome dice non aveva la macchina attrezzata perché sono previste gelate stasera, si scusa, sarà per la prossima occasione. Lei ci tiene, ci ha contattati anche, non la conosciamo da tempo, per la questione, chiedo scusa, se no non si sente. Mi fa piacere la partecipazione di questa sera, perché in campagna elettorale noi qui siamo, non vi chiediamo voti, quindi questa partecipazione ci dà energia per continuare le nostre attività civiche. Io come avvocato amministrativista dal 1988 conosco un po' tutte le carte di questa città, dell'amministrazione comunale, e la cosa che mi ha colpito subito dall'insediamento dell'ex sindaco Vincenzo De Luca è che uno dei primi atti è stata quell'ordinanza di demolizione ad horas delle chiancarelle, appunto dell'opificio di proprietà imparato. Io da giovane avvocato mi chiesi, ma com'è possibile fare un'ordinanza in questo modo ad horas per abbattere quel manufatto? Dice, la legge non lo consentiva, mi posi questo problema, sta di fatto che 2 giorni dopo andarono con le ruspe e hanno demolito, guarda caso, proprio quell'opificio che poi ha dato vita al gruppo delle chiancarelle, ha dato vita a quella mega cementificazione che è sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo noi cittadini però fare un'autocritica. Io in verità, Lorenzo, posso essere fiero, lo dico con grande calore, di non aver mai votato Vincenzo De Luca, perché in quella competizione, nel ballottaggio, aiutatemi a ricordare, del 93, anche voi, mi fa piacere, io questo lo dico perché Lorenzo si era dichiarato, lo dichiaro anch'io, nel 93 vidi contrapposto due posizioni di una persona per bene, un professore universitario, e questo soggetto atipico. Ma Vincenzo non è che lo vogliamo, noi non lo odiamo perché lui è una vittima del sistema, lui è colui che rappresenta tutto questo retroterra che pian piano sta uscendo fuori. Noi con la questione, cari amici, con tutto il rispetto di Fanpage, Fausto, con il quale condivido tutte queste battaglie che lui ha fatto durante gli anni, anche se ci siamo conosciuti un po' più tardi, noi siamo da 10 anni a combattere di un mega abuso edilizio dal 2009, quindi siamo circa 10 anni a combattere con questa vicenda, e ci sentiamo dire dai cittadini qualche giorno fa, persone laureate, persone che hanno studiato, scusate, ma voi che state facendo? Che volete far abbattere quel mostro? Allora il problema, cari amici, il problema è un'autocritica che dobbiamo fare come cittadini, è un'autocritica soprattutto della politica, perché purtroppo in 25 anni, caso unico, eccezionale nel panorama italiano, nemmeno Benito è stato per 25 anni al potere, l'abbiamo citato per comparazione di un sistema, nemmeno noi, la politica è stata totalmente connivente. Questo sole, cari amici, attorno a questo sole abbiamo girato tutti quanti siamo stati più o meno colpevoli di questa vicenda, perché non si può dire quello ha fatto bene a Salerno, il primo mandato, caro Lorenzo, sono d'accordo, ha iniziato a fare delle cose, però se già in quel momento si ipotizzava una mega cementificazione con accordi
con personaggi che poi sono sempre gli stessi durante gli anni, è evidente che le premesse non erano delle premesse positive. Noi abbiamo, come semplici cittadini, perché noi siamo semplici cittadini, con il mio gruppo abbiamo messo a disposizione le nostre professionalità in questa città. Purtroppo in un momento storico importante, il 2015, noi già con Isaia ne parlammo di questa previsione Salerno, sistema Salerno, o meglio sistema De Luca, sistema Campania. Non mi ricordo dove, a Palomonte facevamo un convegno, ne dicevamo c'era questo pericolo che questa proliferazione del sistema, questa duplicazione del sistema avvenisse anche in Regione Campania, ciò che è avvenuto. E lui oggi non solo amministra, ma addirittura legifera, e cioè fa le leggi, no? Perché l'Assemblea Legislativa Campana fa le leggi come tutte le regioni. È l'ultima chicca preelettorale. E questa delibera di qualche giorno fa, con la quale ha stabilito le linee guida per quanto riguarda la normativa sul condono edilizio campano, la legge 22 del 2017. Cioè una legge che è stata tra l'altro impugnata dal governo Gentiloni, così come tante altre leggi della regione Campania. E allora io dico, la vogliamo fare questa autocritica in senso propositivo per il futuro? Noi abbiamo avuto un momento storico, Lorenzo forse ha fatto qualche accenno, abbiamo avuto nel 2015 con la decadenza di De Luca, che abbiamo, io da un punto di vista legale ho seguito un po' tutte queste vicende, e posso dirlo, contrariamente a quanto hanno detto degli ex amici, che io le perdo, fino ad ora le stiamo vincendo tutte con chi ci crede. E noi abbiamo fatto decadere De Luca da sindaco, e coloro che mi hanno firmato il mandato in quel momento storico mi hanno detto: resti, ma tu vuoi andare, vuoi mettere, com'è la frase, vuoi mettere il dito sulla piatta? Ma scusate, ma noi andiamo subito alle elezioni. Già saremmo andati alle elezioni nel 2015, quando tra l'altro ci sono state le elezioni come presidente della giunta regionale. Allora l'autocritica, cari amici, la dobbiamo fare tutti. Lorenzo, sulle fonderie, tu sai che io in un certo momento al Comitato Salute e Vita vi ho difeso come difendo tutti, gratis e tamore dei, tutte le vicende. Poi oggi forse non vi difendo più, non so, però io in un momento storico politico dissi che se fossi stato eletto sindaco di Salerno, la prima cosa che avrei fatto un'ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura delle fonderie Pisano. Questa cosa mi hanno deriso, e poi tra l'altro hanno creato sotto una tenda dei soggetti che non l'hanno certamente fatto per il bene di Salerno, ma per motivi strettamente partitici e politici. Allora io dico, Lorenzo, noi dobbiamo avere anche il buon senso, perché i percorsi storici li conosciamo tutti, e quell'area era un'area industriale, dobbiamo essere obiettivi, io lo sono prima di tutto con me e sono molto critico, però quell'area era un'area industriale. Nel momento che io ho fatto la proposta di attaccare la giunta regionale di De Luca per obbligare le fonderie Pisano ad una delocalizzazione, mi è parso di capire che questa linea non fosse gradita, perché addirittura col mio gruppo noi abbiamo individuato con specialisti che stanno al Ministero dell'Ambiente, non degli esperti, un sito super abbandonato, che è assurdo anche agli onori della cronaca, dietro il Cilento Outlet c'è una mega fabbrica abbandonata che era veicolo di problematiche anche con extracomunitari, e quel sito è tuttora abbandonato, nonostante il sindaco di Eboli ci avesse stigmatizzato per dire no, questo noi lo dobbiamo riconvertire. Allora noi dobbiamo contemperare queste
queste esigenze, perché ci sono le esigenze oggi dei lavoratori ai quali tu facevi riferimento. E perché la responsabilità di chi è? La responsabilità è tutta della politica, perché in 25 anni il sindaco non ha fatto nulla per questa vicenda, né tantomeno oggi sta facendo nulla come rappresentante capo del governo della regione Campania. Quella delibera è una delibera che sicuramente, caro Lorenzo, sarà impugnata dinanzi al TAR dalla proprietà, ed è stata fatta in questo momento storico, è stata fatta per motivi prettamente politici, così come le linee guida per il condono edilizio. Tra le altre cose, noi la scorsa settimana abbiamo discusso in Consiglio di Stato, questo vi fa capire le patologie istituzionali, abbiamo discusso la causa della centrale del latte di Salerno. Voi pensate che tra tutti questi carrozzoni che si chiamano tutti Salerno, bravo, non lo voglio sentire più, sono qualunque cosa, Dante, non chiamiamo Salerno, perché ormai siamo abituati a Salerno Sistemi, Salerno Energia, Salerno Monnezza, basta con questa identificazione, perché Salerno è tutt'altra cosa, Salerno è cultura, Salerno è tradizione, Salerno è la capitale, basta con queste cose commerciali di Salerno. E noi abbiamo combattuto a fianco ai lavoratori, 40 firme di lavoratori della centrale del latte che si sono messi contro la proprietà per difendere i loro diritti. Abbiamo discusso, il primo grado ci ha dato male, il TAR ci ha rigettato il ricorso nonostante tante criticità evidenziate appunto nell'atto giudiziario. Oggi ci troviamo a discutere un appello in Consiglio di Stato con dei magistrati che, guarda caso, va bene, sono stati promossi e ora, invece di essere al TAR Salerno, si trovano in Consiglio di Stato. Quindi il problema, caro Isaia, è fondamentalmente istituzionale. Noi abbiamo detto a Salerno, noi abbiamo avuto sempre dei prefetti, dei capi del governo, dell'ufficio territoriale del governo di Salerno, inesistenti, non solo, come diceva Mimmo, la Pantaleone che è stata promossa e diventata prefetta di Napoli, ma anche l'attuale prefetto. Noi da tempo gli stiamo intimando di sostituirsi al Consiglio Comunale, Dante, perché io capisco che le attività politiche vanno fatte, però esistono in primis le attività politiche istituzionali. Noi non abbiamo, e te lo chiedo questa sera, fai una mozione, fai un'interrogazione, chiedi lo scioglimento, non abbiamo la possibilità di fare un referendum consultivo a Salerno, ma è possibile da uno statuto che è stato approvato nel 1990. Allora, queste sono le attività che il Consiglio Comunale deve svolgere il Consiglio Comunale, attività inerenti alle fonderie, sulla nostra attività sul piano urbano del traffico. Noi abbiamo dei provvedimenti che voi consiglieri comunali purtroppo non prendete. Queste sono le carenze istituzionali, perché ognuno deve svolgere il proprio ruolo per i propri obiettivi previsti dalla legge. Noi qui mi sembra di essere in un'azienda privata invece di essere in un consesso del rappresentativo di tutta la cittadinanza. Non c'era bisogno di fan page, ma questo lo diciamo non per essere presuntuosi. Noi abbiamo contestato questo fatto di Roberto De Luca, lo stiamo contestando con dei semplici cittadini da tempo, perché c'è un conflitto di interessi tra colui che svolge il capo del governo della regione Campania, Vincenzo De Luca, e il figlio che è assessore al bilancio del comune di Salerno. Allora, questa vicenda, queste sono le vicende diciamo critiche istituzionali che andrebbero discusse. Anche per me il Consiglio Comunale oggi va sciolto. Il prefetto dovrebbe indire, ai sensi delle norme del testo unico 143, una commissione di indagine ministeriale per questa vicenda che tutti conosciamo. Però non si fa. Però il vice capo di gabinetto della regione Campania, con nota del 31 gennaio 2018, quindi qualche mese fa, ha sulla nostra diffida alla denuncia di incompatibilità tra padre e figlio nelle istituzioni,
ha interessato, non so perché, a sostituto temporaneo del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Ha interessato il presidente del Consiglio regionale, ha interessato il presidente della Giunta regionale. Però purtroppo su questa vicenda, dal 31 gennaio, non abbiamo avuto notizia di alcuna convocazione del Consiglio regionale. Noi non ci siamo nelle istituzioni, Mimmo, come hai detto. Però chi c'è nelle istituzioni mi pare che faccia politica così, estranea ai propri compiti e ai propri poteri. Allora ci vorrebbe una forza politica, che penso che ne abbiano conoscenza, che compulsasse il presidente Rosa D'Amelio, ve la raccomando, per la convocazione del Consiglio regionale. Perché Rosa D'Amelio? Perché Rosa D'Amelio, nell'insediamento, quando ci fu la questione della legge Severino, altra questione da noi trattata, io vi posso raccontare che al 27° piano del Tribunale di Napoli noi siamo stati 6 ore a discutere sulla legge Severino per De Luca, senza sapere che poi quella signora era già venduta, che poi è andata sotto processo. Abbiamo discusso 6 ore, ma mi pare giusto che un personaggio si trovi a fare una causa di fronte a una giudice che già si era venduta la causa per salvare la consigliatura di Vincenzo De Luca? E allora questo vi fa capire che è un problema istituzionale. Fausto, come me, ne ha fatte tante di denunce. E purtroppo la magistratura salernitana, oltre a quelle gravissime patologie di incompatibilità per quanto riguarda il presidente, non ricordo come si chiama, Russo, ma noi vogliamo dire che noi abbiamo avuto il procuratore antimafia Franco Roberti, che è stato qui per fare cosa? Per fare cosa? Per farsi questa ricerca. Per farsi nominare capo dell'antimafia italiana. Questa è stata la sua vicenda. Questa è stata la Bindi qualche 6-7 mesi prima in prefettura. E la Bindi, io la fermai e dissi: ma lei sa che a Salerno c'è la camorra? No, ma queste cose a me il prefetto non mi ha detto niente. Si parlava di tutt'altro, si parlava della Cronocerino, si parlava. E la camorra è qui. È una camorra istituzionale, è una camorra fatta da coloro che dovrebbero appunto controllare, come diceva. Ma voi siete a conoscenza di quante condanne in sede di Corte dei Conti per danno erariale ha avuto De Luca? Voi siete a conoscenza che noi abbiamo dei dirigenti che sono in comando, ma non per, non ce l'ho con Vincenzo, è una brava persona, però voi siete a conoscenza che la sua compagna è la dirigente dell'ufficio urbanistica dove passano tutte le pratiche, giusto là, dove passano tutte le pratiche edilizie di questa mega centrificazione salernitana. Il figlio è assessore al bilancio, che sta sempre chiuso per fare i conti, sta sempre chiuso nella sua stanza. Ma di che cosa parliamo? Ma parliamo di democrazia o parliamo di non so di cosa? Allora c'è stato un momento, Giuliano, c'è stato un momento, però purtroppo, come diceva Lorenzo, è bravissimo lui a permeare tutte le forze politiche. C'è stato un momento, Andrea, che potevamo liberare Salerno, e questa liberazione di Salerno sarebbe coincisa con la sua mancata elezione anche in Regione Campania. Però purtroppo le forze politiche non l'hanno voluto in quel momento storico e penso che non la vorranno mai. Una cosa è certa, faccio una previsione: noi abbiamo il 14 marzo una delle ultime udienze del processo penale Crescent a carico di Vincenzo De Luca e 32, tutto il sistema la soprintendenza non controlla nulla, i dirigenti della soprintendenza, funzionari, dirigenti comunali, assessori, gli attuali consiglieri regionali di Salerno sono tutti imputati, lo sappiamo. Io ho l'impressione che abbiamo un grave deficit, forse solo grazie ad Andrea e Marta riusciamo a veicolare queste piccole informazioni. Sono tutti consiglieri imputati in questo procedimento. Allora noi abbiamo poche udienze ancora, perché il presidente, caso unico e raro, il presidente Siani, persona
di alta moralità serissima, è stato applicato esclusivamente per questo processo, nonostante fosse stato promosso in Corte Suprema di Cassazione.